Grazie Presidente. Allora, questa proposta di delibera è a prima firma del ex consigliere calabrese e ora assessore. Diciamo che noi su questo tema ci abbiamo fatto diverse commissioni, perché abbiamo rilevato che nell'organizzazione del lavoro sia di ATAC che di AMA c'erano delle, come dire, delle situazioni in cui non si mettevano d'accordo bene su chi doveva pulire i vari spazi. Delle volte c'erano i limiti di confine che generavano qualche problema e qualche situazione di non chiarezza rispetto a come doveva essere svolto il servizio. A fronte del lavoro effettuato dalla Commissione, in cui abbiamo evidenziato che c'erano dei problemi relativamente a questi aspetti, è stata presentata questa proposta di delibera proprio per andare a superare questi elementi di difficoltà. E infatti questa delibera, che è una delibera di indirizzo, richiede che si possa fare un protocollo d'intesa tra ATAC e AMA. Può sembrare quasi una banalità, dovrebbe essere quasi una ovvietà, però tante volte è bene che gli atti passino per l'Aula e vengano sanciti in maniera chiara a tutti i soggetti, che è bene che si faccia questo protocollo d'intesa tra queste due società, dove si vadano a sottolineare i vari aspetti, le criticità che ci stanno nella pulizia delle vari spazi delle metropolitane, delle fermate. E per cui si è ritenuto opportuno dover fare questo tipo di lavoro, ed è un lavoro scritto in maniera molto dettagliata rispetto a quello che bisognerà andare a fare. Per cui io credo che questo ci potrà aiutare a far sì che la città sia meglio pulita, meglio servita nei confronti della cittadinanza, per cui ovviamente questa maggioranza appoggia questa proposta di delibera per far sì che si possano risolvere tutti questi problemi che si sono evidenziati nel corso di questi anni. Grazie.